Permosso i pigiamava di aronna. Discendo dalla mescolanza di genti perseguitate, conquistate, costrette alla fuga e disperse. Viva la vita è un omaggio a Frida Kahlo dal libro di Cacucci e parla proprio degli ultimi giorni di Frida, un po' il suo inventario della vita, parla del suo ultimo rapporto d'amore con Chabela Vargas, che era una grande cantautrice molto più giovane di lei, che poi morì quasi mezzo secolo dopo. E attraverso le parole di queste due donne che hanno imposto al mondo il rispetto per ciò che erano e per quello che volevano fare, esce veramente una forza straordinaria, diciamo di resilienza, anche se è un termine abusato, cioè di trasformare una situazione di svantaggio, di dolore, in un'occasione. Sono meticcia. Io non ho narrato il dolore. Ho dipinto solo me stessa perché si è soli nella sofferenza. Noi avremo sul palco anche una body painter, Veronica Bottiglieri, che mi dipingerà sul corpo quello che Frida si dipingeva, i pensieri che diventavano ornamento del suo corpo nei quadri lo saranno in scena. E poi c'è Lavinia Mancusi, che è una grandissima cantautrice italiana, musicista, che farà la parte di Chabela, che peraltro somiglia tantissimo a Chabela quando era giovane, che era bellissima. Debuttiamo il 4 di marzo e poi saremo in alternanza con l'altro spettacolo Non tacere, quindi bisogna guardare le date, fino al 10 maggio. E ricordiamo che per l'8 marzo faremo una bella performance dove 5 body painter dipingeranno 5 modelli, 5 modelle, e sul loro corpo disegneranno quello che per loro è la pittura di Frida. Infatti l'iniziativa si chiama Frida per la pelle, sarà al Museo Salinas nell'Agorà e da mezzogiorno fino alle 17 si potranno vedere in azione questi body painter e alla fine le pitture, la loro interpretazione di Frida per la pelle.